Parlano arabo, spiegò alla gente. Arabo libico, per la precisione. Sono ebrei italiani di origine libica, di quelli che, come lei sa, lo sguardo della gente si fece ancora più caliginoso. Sono fuggiti dalla Libia nel 1970, dopo la presa di potere del colonnello Gheddafi. Molti di loro si sono trasferiti in Italia, a Roma, e la vecchia generazione è rimasta fedele alla lingua che parlavano lì, mentre i figli, e oramai anche i nipoti, sono totalmente italianizzati. Ceccarelli, sempre impassibile come il gorilla che dalla sua gabbia dello zoo ti fissa con l'aria di pensare «Ma veramente sei scemo come sempre o ci fai?», rimase immobile. Riguardo al contenuto, continuò Sulaiman, da quanto ho sentito sono soltanto convenevoli, domande su salute e famiglia, chiacchiere varie. Niente che possa nascondere qualcosa, direi. E certo, sono bravi, mica si compromettono sti giudii, commentò Ceccarelli con una punta di stizza. Sulaiman, in quanto marocchino stabilito da anni in Italia, aveva talmente fatto l'abitudine ai pregiudizi da aver superato ogni forma di speranza nel fatto che l'italiano di tutti i giorni potesse un domani diventare meno analfabeta in materia di apertura mentale nei confronti dell'extracomunitario. Lui sapeva bene cosa significasse essere guardato come un islamico, geneticamente predisposto ad accoltellare gridando Allah con gli occhi roteanti o a farsi esplodere in un supermercato. Poveri italiani. Non si ricordano neanche di come venivano guardati e trattati soltanto 60 anni prima, in Germania o in Svizzera. Niente da fare. L'ex pezzente che incontra un neo pezzente non ha altro riflesso che dargli del pezzente. Buonasera a tutti. Grazie per la presenza. Come vedete c'è un colpo di scena, perché qualcuno che immagino tra voi conoscerà Alessandra Grimaldi. Alessandra stasera non è qui perché ha una influenza con febbre 39 e quindi non è potuta venire, e allo stesso tempo ci sono qualcuno che conosce, sono Sanacetti, lavoro per l'Asino d'Oro. Solitamente gli editori in qualche modo non dovrebbero presentare, ma stasera mi tocca. Quindi mi dovete sopportare e supportare, perché io ho preso il copione oggi a mezzogiorno. Per fortuna ci sono parenti collaboratori, c'è Maria Paola che è editrice, il mio copione sarà scritto alla lettera. Io ho preso già, diciamo, le fila di quella che doveva essere la presentazione, e vi leggerò perché le cose più o meno erano state, diciamo, già definite, e Alessandra mia, che è scrittrice per l'Asino d'Oro, giornalista e che doveva essere qui, mi ha chiaramente messo in grado di poter in qualche modo condurre questa serata. Io comincio da presentarvi Maria Paola, che è Zacchetti, che è attrice, vive e lavora, scusate, ormai vive e lavora a Firenze, dove si è laureata in lettere, nelle lettere moderne, e poi diplomata in regia e recitazione teatrale. Dopo aver insegnato per oltre 15 anni l'italiano agli stranieri, dal 2001 insegna recitazione, dizione e lettura espressiva. Diventerà sicuramente un riferimento per tutti, perché abbiamo bisogno, per chi soprattutto si trova all'ultimo momento a fare queste situazioni, approfitterei quasi della situazione. Tra i suoi più recenti lavori le piace ricordare Il racconto dell'isola sconosciuta di Saramago. Domenica 13 sarà al Teatro Studio di Scandicci,
per una lettura di Sono ancora viva, testimonianze di donne scappate al femminicidio, testo curato da Elena Guidieri e sabato 19 a Bibbiena al Teatro Dovizi, interprete nello spettacolo Era contro Era. E poi qui un applauso. Qui alla mia destra c'è Olivier Durand, l'autore di questo libro che presentiamo stasera, La ribellione. Si sente? Poco, vero? Alzate un po'. Alzate un po'. Magari lo tengo più vicino. Di questo libro che presentiamo stasera, La ribellione del manoscritto. Mi piace leggere questo profilo che Alessandro ha preparato, perché diciamo, è significativo della vita di Olivier e credo che sia significativo anche per iniziare proprio a parlare del libro. Olivier Durand è nato a Copenaghen da padre svizzero con origini corse e madre parigina, a sua volta di padre moldavo, ebreo e di lingua tedesca. I suoi si trovavano nella capitale danese per ragioni di lavoro. Nel 63 si trasferiranno a Roma. I lettori di Olivier hanno letto l'Europa per vivere e non hanno mai voluto aderire al sionismo. L'aspetto legato alle lingue, ai viaggi, alla multiculturalità contraddistingue la vita di Olivier, del nostro autore. Le lingue, i paesi, le culture, tante e interessanti, che sono nel libro, fanno parte della sua personale formazione. Olivier dall'asilo al diploma studia allo Chateaubriand, conseguendo il diploma a Parigi. Poi se vorrà ci racconterà perché. Dopo il liceo si iscriverà alla Sapienza, scegliendo l'arabo come prima lingua nel corso di lingue e letterature straniere, conseguendo la laurea in filologia semitica. Consegue il dottorato in ebraistica presso l'Università degli Studi di Torino e inizia la carriera universitaria. Dal 2003, ho corretto questa cosa, è professore di dialettologia araba e filologia semitica alla Facoltà di Studi Orientali dell'Università della Sapienza. Qui diceva Alessandra, ho conosciuto Olivier in occasione di questo romanzo e di lui apprezzo una cultura immensa, un'attenzione alla conoscenza, alla letteratura. Ah, mi sono dimenticata di dire che stasera è come se fossimo quattro in qualche modo, cioè l'opinione di Alessandra e io che dirò ogni tanto qualcosa di mio, ma poi come vedete non è che mi blocco su questa cosa. Anche perché con Olivier io addirittura lo conosco da un po' più di anni, di Alessandra, dopo verrà fuori perché. L'autore parla una decina di lingue, per me è l'assoluto diverso. Francese, madrelingua, corso, inglese, tedesco, spagnolo, arabo. Io qui c'è scritto standard, palestinese e marocchino. Io mi ricordo che quando ti ho conosciuto mi hai detto che parlavi 13 dialetti dell'arabo, 7, cioè dializzato. Ok, comunque so per intendersi, perché poi l'arabo ha tanti dialetti e lui ne conosci diversi. Ebraico, balbetta, parole sue, anche il danese, il polacco, il portoghese e il berbero. In barbetta in italiano, mi sono divertita. prima che... a proposito dell'afflamento, scusate. Prima di approdare alla narrativa, Olivier è stato autore di numerosissime pubblicazioni, tra recensioni, articoli, monografie e curatele. Tra le più recenti, le ha citate Alessandra, ma mi piace ancora più citarle a me, Corso di Arabo Contemporaneo e Corso di Ebraico Contemporaneo, che sono i due titoli che Olivier ha scritto per i titoli della EPI, e è il motivo anche per cui non ci siamo conosciuti, perché io ho anche contatti con la casa editrice. E poi ovviamente
numerosissimi e contributi scientifici sulla dialettologia araba. A questo punto ripasserei la parola a Maria Paola. Sai cosa? La porta a vetri opaca dell'ufficio si aprì, dapprima su un'ombra visibilmente femminile. La giovane donna che gli si materializzò davanti lo lasciò improvvisamente di stucco, tanto che gli ci vollero diversi secondi prima di rispondere ai riflessi di quotidiana galanteria, alzandosi goffamente di fronte alla nuova venuta. Massimo 30 anni, capelli neri, lunghi e mossi, che teneva sciolti e le arrivavano alla vita. Occhi neri con curiosi riflessi smeraldo. Sulayman si sentì seriamente scosso, profondamente sensuale, per niente volgare né appariscente, il tutto ammantato da una grazia di movimenti che raramente aveva visto in una donna. I jeans e il maglioncino di cashmere bianco accarezzavano con delicatezza curve e proporzioni perfettamente di suo gusto. La pistola che portava tra la schiena e i pantaloni aggiungeva un qualcosa di stranamente erotico che mise seriamente a repentaglio la pressione di Sulayman. «Professore Katib», disse con un sorriso professionale e tendendo una mano lunga e sottile che Sulayman prese nella sua, sentendosi tutto d'un tratto come sulla sedia elettrica. «Sono il commissario Nora Marea, grazie di essersi scomodato per noi. Ho saputo delle sue precedenti collaborazioni con la polizia e sono lieta di incontrarla». «Il piacere è mio, commissario», disse Sulayman risiedendosi e cercando di ritrovare una faccia possibilmente non troppo imbranata. Allora, il copione dice di dover farlo un po' del libro. In realtà almeno personalmente non mi piace. Ti avvicino? Sì. Ok. Non riesco, cioè ho tagliato delle parti perché secondo me alcune cose devono essere molto, come dire, dobbiamo essere in grado di invogliarvi a leggerlo quando non voglio raccontare troppo della trama. E dunque questo romanzo sono più storie, più mondi, più lingue e culture. I livelli narrativi sono molteplici. Abbiamo, per cominciare dal titolo, quello prettamente legato al manoscritto e ai misteri che nasconde. Il titolo è, se ricordate, La ribellione del manoscritto. Intorno a questo oggetto si dipana tutto il giallo, l'aspetto poliziesco del libro, in una narrazione avvincente che ci spinge già essa a viaggiare in qualche modo, a lasciare Roma e spostarci a Tunisi, poi a Gerusalemme, ma ancora dopo in Corsica, e su questo aspetto ci soffermeremo fra poco. Ecco appunto la vicenda del giallo, un delitto sanguinoso ai danni di un libico ebreo, un tipo misterioso, tale Rafael Bedussa, nei riguardi del quale iniziano le indagini della polizia. Lo stile di Rivier è molto semplice, diretto, quasi guida al lettore, e è spesso sarcastico, arricchito da particolari che spaziano dalla linguistica alla gastronomia, alla geografia e alle culture del Mediterraneo. Qui faccio un inciso, questa è la prima spy story dell'Asino d'Oro, anche diciamo la prima storia poliziesca, il primo noir in qualche modo. E all'inizio, quando Olivier mi presentò questo libro, in realtà non avevamo pensato all'Asino d'Oro, perché in qualche modo io sono sposita a editore, no? In personale. Avevamo pensato anche ad altri editori, però perché io pensavo che non era molto adatto al catalogo dell'Asino. Quando invece poi leggendo venivano fuori tutti questi aspetti delle lingue, delle culture diverse, anche dei personaggi,
ho capito che al di là proprio della trama c'era un contenuto, una sensibilità che invece nell'asino ci potevano stare. Poi qualcuno che l'ha letto magari ce lo può confermare. Allora, quelli che Durand concede al lettore sono dei veri e propri viaggi. Si sale sull'aereo per andare fino a Tunisi e lì scendere in strada, capire una cultura attraverso la bella Dalanda, che è la protagonista del libro. Entrare nel King of Night, ordinare anche una birra, poi riuscire a respirare l'aria di quella primavera araba della quale anche noi abbiamo ricevuto l'eco e non solo. Ma poi si torna al caso, al manoscritto, con tutte le implicazioni che comporta. Vi sono quindi più piani narrativi, più storie all'interno della storia, diciamo, principale. I protagonisti, appunto, che apprezziamo anche, come vi dicevo prima, dalla loro identità, dalla loro formazione professionale e umana. Arriviamo a noi, a questa storia, già nella loro maturità, almeno Suleiman el-Khatib, professore universitario di arabo che collabora con la polizia. Accanto a lui, la bella Noura Marea. Diciamo che ci sono una spizza di bei personaggi che, appunto, come vi dicevo, creano proprio il libro al di là della trama. Ad arricchire il tutto, oltre ai viaggi e a personaggi di paesi e culture diverse, tutti appesi a un misterioso manoscritto, il romanzo si arricchisce di due aspetti, cucina e vino. Come ci fosse una pausa tra un'indagine e l'altra, tra un aereo e l'altro, ecco che i personaggi si fermano, ma anche al lettore è concesso di lasciare sedimentare le emozioni e concedersi, ad esempio, un buon couscous o un goloso brick al dark bar. L'autore è generoso per ricette, aneddoti e sardonici personali pensieri. Ogni ricetta, poi magari ce lo racconta meglio, rappresenta un momento particolare del personaggio e del perché quel piatto in quel momento. Qualche settimana fa c'è stata a Radio 24 un'intervista a Durand nella trasmissione Indovina chi viene a cena. Si tratta di una rubrica radiofonica che ha proprio l'intento di scegliere romanzi in cui si parla di cucina per descrivere altri fatti, altri scenari, altre storie di uomini e popoli. E questo libro, appunto, non solo si presta a farci conoscere altre cucine del Mediterraneo rispetto a quella italiana, ma ci fa comprendere anche come a tavola non si è, se mi piace leggerlo la scrittuale, a tavola non si è nemici, non si è mai conflitto, è davvero tempo di pace. Ma la ricchezza prospera con il parlare delle lingue, di riflessioni filologiche e culturali, permettendo al lettore di arricchire la sua cultura occidentale. E in questi passaggi narrativi, di spiegazione, di paragoni linguistici, viene fuori prima il professore e poi l'autore. In questo momento diveniamo tutti alunni, ma come non si può fare diversamente? Perché magari in mezzo al libro ogni tanto c'è una poesia, talvolta presente in forza. Una narrazione vasta, quindi, dal romanzo di iniziazione che rimane nella fila della spy story, che è il filo conduttore del racconto per abbracciare un'infinità di argomenti. Potrebbe venire in mente che la trama del libro sia particolarmente adatta proprio quasi a un film, a fare un film, chissà, magari. Prima di ripassare la parola a Maria Paola, io appunto voglio proprio sottolineare questo, anche perché proprio è la cosa che oggi, stamattina Maria Paola, quando gli ho annunciato, non c'ero io,
mi ha detto che spesso la lettura del romanzo ti porta, proprio per le varie tematiche e profondità, ti porta a approfondire. E quindi, diceva Maria Paola, quando stava leggendo il libro aveva bisogno di Google, aveva bisogno di andare a vedere quello di cui parlava Olivier per andare a capire certe cose, e credo che questo renda onore a queste culture molto più di un saggio, perché ti dà ti mette quella curiosità che a volte purtroppo i saggi, per i linguaggi, per forse troppe diversità anche culturali che dobbiamo affrontare, non riescono a stimolare. Mi sentite? Sì. Suleiman aveva pregustato almeno per due giorni la cena al Dar Bar, il suo ristorante di Tunisi preferito. Situato all'ingresso della Medina, città vecchia dal lato nord, subito prima di Bab Suita, valeva la pena starci se non altro per l'inconfondibile ambiente maghrebino, con mobili antichi restaurati e vetri colorati, atmosfera discreta e rilassante, servizio impeccabile. Cucina tunisina doc. Abbastanza dispendioso per le tasche autoctone, ma l'intrattenimento del locale doveva costare non poco ai proprietari, Suleiman era ben disposto a pagare un po' caro perché questa vera e propria istituzione sopravvivesse. Dalalda era felice di rivedere Suleiman e si era messa in suo onore un vestito che ricordava lui amava molto. Dopo aver sorseggiato con volontà un bicchiere di Biemagon, il miglior vino rosso tunisino, arrivarono i brick fumanti. Il brick è una crepe sottilissima, nella quale si adagia un uovo con sale e prezzemolo tritato finissimo, che viene poi con delicatezza piegata in tre e fritta pochi secondi. I due brick del Dar Bab erano fragranti e non presentavano la minima traccia di moto. Soltanto i migliori cuochi tunisini ne sono capaci. Aspettarono un paio di minuti buoni per non ustionarsi, poi addentarono i brick, facendo attenzione a non mordere subito nel tuorlo, che altrimenti ti scivola tutto nel piatto o sui vestiti. Una delizia di semplicità. Allora, ora passiamo alle domande e ovviamente diamo la parola all'autore. Comincio con la prima. Perché hai dato questo romanzo, perché questo titolo è, questo manoscritto in qualche modo è ribelle? Allora, questo lo lascio al lettore, nel senso che lo capirà leggendo l'ultima pagina praticamente, e se non racconto la storia va bene. Visto che ci siamo e abbiamo incontrato che sono professore, correggo subito la mia amica a proposito di femminicidio, di cui si parla purtroppo molto, ma sarebbe più giusto dire femminicidio con una M, perché si parla dalla base latina, femmina. Allora, perché mi hanno scritto così bella, lo capirete se leggerete, siamo pepi, io giallo, poliziesco, non saprei, comunque è quel tipo di libro che richiede una ricetta molto semplice. Ci vuole un motto, ci vuole un enigma e intorno a tutto ciò raccontare delle storie e metterle insieme. Bene, quindi questo manoscritto è poi il filo conduttore intorno al quale gira la storia, per cui di più non è visto. Mentre prima parlavo mi veniva in mente una questione, perché hai scelto di studiare le lingue e perché ti
piace, perché ti piace molto, io lo vedo quando scrivi, poi ci racconterà anche perché sei arrivato a Roma, lo so. Perché ti piace tanto scrivere e insegnare le lingue? Avessi trovato un professore Martella quando nel giusto momento della vita forse sarebbe cambiato qualcosa. Sì, allora Rossana ha ricordato le mie origini etniche, quindi non sarà difficile immaginare che sin dalla prima infanzia ho sentito molte lingue intorno a me. Sono bilingue sin dall'infanzia. Durante la scuola, però nessuno ci vuole credere, ma sono stato un disastro totale. Finché erano le elementari, erano per bambino piovo, si faceva per volere. Poi mi sono cresciuto 10 cm, sono diventato un bulletto da quartierino, che non ha certo aiutato la situazione. Quindi la frase che ho sentito ripetere più spesso tra i miei genitori è: che cosa ne sarà di te? Andavo a prendere soltanto due cose, inglese e tedesco. Io ero sempre prima della classe e non dovevo neanche studiare. Quindi una volta superato miracolosamente il diploma di Stato, chiedendomi se volevo fare l'università, avevo vari interessi, ma mi sono detto fare tecnica da 4 anni, ma non mi va più. E quindi se l'unica cosa che so fare sono lingue siano. Naturalmente ho voluto puntarmi sull'esotico e ho cominciato con l'arabo, poi l'ebraico e ho fatto anche il persiano e così. Naturalmente ho fatto queste cose senza sapere che cosa ne avrei fatto. Pensavo a fare traduttore, interprete, tutte cose non mi attiravano molto. L'università lo escludevo nella maniera più totale. Bene. A 24-25 anni il mondo mi aspettava di fare la pace, quindi sono partito, sono stato poi 2 anni in Israele pensando stupidamente che fosse il luogo dove potrebbe entrare anche le mie 2 lingue, arabo e ebraico, e in 2 anni li ho messi a posto effettivamente, ma come parlavo male. Quando stavo con gli ebrei mi dicevano antisionista, quando stavo con gli arabi mi dicevano sionista, e a un certo punto mi sento di riesci. Così alcuni anni dopo mi sono ritrovato in Marocco, dove mi sono fermato 3 anni, ed è lì che ho imparato anche il dialetto marocchino, quindi da qui le mie 3 forme di arabo. E naturalmente poi l'università è cominciata con il dottorato e lì ho capito, quindi mi sono innamorato dell'università. Dell'università, dell'insegnamento e sì, sono ben voluto dei miei studenti, io non lo nascondo, e credo che un bravo professore non sia soltanto colui che trasmette conoscenze, ma è soprattutto quello che ti deve far capire come ci si può appassionare per un dato argomento. Io sono sempre stato una schiappa totale in matematica, ma ho avuto quello che chiamo un bravissimo professore di matematica che non mi ha migliorato per niente, ma si vedeva che per lui era un gioco che lui si divertiva, che piaceva tanto. Mi diede voglia di divertirmi, di giocare anch'io con la matematica, ma non ci stava niente da fare, comunque non ero fatto per quello. Quindi i miei studenti, appunto, devo trasmettere una passione, una voglia di fare e soprattutto incitare a riflettere. Perché insegnare l'arabo, specialmente in questo momento, significa affrontare delle problematiche sempre più difficili. Devo spiegare anche cose che sono non sulla lingua, ma sulla cultura, sull'Islam. Devo dire e ripetere ai ragazzi, l'ISIS, il cosiddetto Stato Islamico, non è Islam nella maniera più assoluta. Bene? Ho anche degli studenti che mi confessano che tornano anche a casa e dicono, il professore ha detto così, i genitori dicono fatti indottrinare dall'università. Perché ovviamente, essendo io docente di arabo, sono i miei amichetti e mi difendo. Quindi ho anche questi aspetti da gestire. In realtà mi hai fatto una serie di domande, risposte c'era, questo è avanti. Lo guardò come se mi avesse proposto un gelato alle zucchine. Dopo sé c'è il raddoppiamento,
dici seppure, non seppure, se no, non se no, se vengo, non se vengo. Lo so che se non che la fa da padrone ormai, ma mi piace meditare per la buona lingua. Lura controllò rapidamente su Ceriani, la migliore grammatica italiana esistente. Sulaiman aveva ragione. Si eviti se non che. Sei uno di quei tipi che ti correggono se dici gli do invece di le do, o che soffrono in silenzio se non hai usato il congiuntivo al posto giusto? No. La lingua parlata è una cosa, la lingua scritta un'altra. Sono due lingue diverse, come due gemelle, ma ognuna ha le proprie regole grammaticali. In italiano parlato, le e loro come pronomi critici attributivi sono da tempo usciti dall'uso, come egli, ella, eccetera. Per quanto riguarda il congiuntivo, lascia pure i cruscanti sfidarsi a duello. In italiano scritto è in perfetta salute. Quindi, guai se uso parole inglesi. Sulaiman alzò gli occhi al cielo e sospirò. Non mi parlare di election day, di coffee break, di password, di welfare o di trend, se no smetto di dire computer e dico calcolatore. Nura, dopo aver corretto se non che, si rimise a scrivere. È un po' fascista il tuo discorso. Eccola là. No, ecolinguistico. Sono un fervente seguace di Arrigo Castellani, pace all'anima sua. Chi era costui? Uno dei più grandi specialisti di storia della lingua italiana, morto qualche anno fa. Non amava le parole straniere in italiano, ma era anche stato un attivo antifascista. La dittatura, come tu ricordi, aveva vietato per legge l'uso di parole straniere, con tanto di multe e pene varie. Non si poteva più dire film, cachet, sport, bidet, ma pellicola, ciardino, diporto e lavasotto. Perfino gabinetto era in odore di francesismo. Si andava al camerino. Al camerino, sorrise Nura. Esatto. E alla faccia della protesta vibrata del comune di Camerino, sai, quel paesotto nelle Marche che dal giorno all'indomani era diventato il cesso. E quindi il tuo Castellani era della stessa scuola, no? Appunto. Lui predicava che queste cose non dovessero venire imposte dall'alto, da leggi o simili, ma emanate dal basso, e quindi militava di persona. E come faceva? Aveva italianizzato a modo suo tutta una serie di parole che usava soltanto lui. Diceva il tunnello, mi è arrivato un fasso, cioè un fax. Alcune sue trovate erano geniali, bisogna dire. Il clacson, per esempio, lo aveva italianizzato in chiassone. Da un colpo di chiassone prima di entrare nel tunnello. Chiassone. Diceva autobusso, o meglio, disse autobusso fino all'età di 60 anni, amici, da quando un giorno nella sua città, Firenze, dovette prendere l'autobusso. Arrivato alla fermata, chiese a una tizia sulle 80, mi scusi signora, è già passato l'autobusso? La vecchina lo fissa un attimo con aria severa, poi gli risponde, ma quanto è ignorante giovanotto, si dice autobusse? Da quel giorno disse autobusse. Nura aveva smesso di scrivere e rideva, scoprendo una dentatura perfetta, armoniosa e regolare. Sulaiman cercava ogni pretesto per farla ridere, perché il suo sorriso lo spiegava. Occhi, sorriso e grazia dei movimenti. Questi erano per Sulaiman le tre stelle magiche di una donna. Quanto a uberi e podice, non aveva certo la disonestà di negarlo, venivano subito dopo, ma in posizione nettamente subordinata. È venuto a mancare a 84 anni un giovanottino, infarto. Non è morto subito, si fece in tempo a chiamare il pronto soccorso. Mentre l'ambulanza lo conduceva in ospedale nel traffico dell'ora di punta, era ancora vivo e consapevole di quanto stava accadendo. Gridava all'ambulanziere, suoni il chiassone, suoni il chiassone! E l'ambulanziere, ma che dice? Ahimè, chiassone o no chiassone, arrivò in ospedale defunto.
con mia immensa tristezza. Per lui e per il secondo e terzo volume della sua grammatica storica della lingua italiana, che lo hanno seguito nella notte infinita. Allora brillavano gli occhi e sembrava molto più rilassata nei confronti di Sulayman. Se sai far ridere una donna, anche se sei bruttino e privo di fascino, una possibilità ce l'hai. Questo professore sa tutte le lingue perché io le intendo. Prima si faceva il battute, ovviamente ci sono delle differenze anche in Toscana, e su quelle cose bisogna mettere, come dire, bisogna fare delle precisazioni, come gli fare Paolo, gli abbiamo subito fatto notare, unica chance. Allora, io ho diciamo delle tematiche che vorrei in qualche modo che tu insomma, ci raccontassi. Abbiamo parlato delle lingue, abbiamo detto anche di questo aspetto della cucina, però le due cose, nel romanzo c'è anche molto l'aspetto femminile, te hai avuto in qualche modo una formazione particolare e si denota dal romanzo una visione delle donne particolare. Volevo che te ce ne parlassi in qualche modo, perché le donne di questo romanzo sono tutte belle, professionalmente realizzate, e a volte possono anche restare un po' antipatiche perché sono troppo perfette, però credo ci sia un motivo perché te hai condotto insomma il romanzo in questo modo. Mi sembra che sia venuto fuori anche nella presentazione. Ci puoi dire qualcosa? Allora, prima di rispondere, rispondo alla battuta di prima. Maria Paola ha letto Che dice? Io non ho precisato che era curanziere, non era fiorentino, ma valdannese, per cui aveva scritto Che lo dice? Io per quanto è valdato, quindi. Quanto alle donne, sì, naturalmente c'è stato un progetto dietro, perché intanto mi dite che sono tutte bellissime e affascinanti, ma guardando bene le descrivo in tratti mineralistici. In una sappiamo soltanto che ha lunghi capelli neri e occhi scuri con riflessi grigi e una bella dentatura, ma non dico da nessuna parte se è alta o bassa, se è procace o piatta o se ha fondo schiena o meno. Lo stesso per Asi e Talanda, quindi risultano belle per il loro fare, loro dire. Indubbiamente un aspetto della cultura, ma non soltanto italiana, che si in Italia non sviluppato, che io detesto cordialmente, è la misoginia. Il cameratismo tra uomini che quando sono tra di loro, quando mi trovo coinvolto, mi ci metto anch'io lì, però mi maledico. Quindi ho cercato di presentare un atteggiamento maschile nei confronti della donna, che è quello che ho ereditato dai miei genitori. I miei genitori hanno avuto un rapporto paritario, il primo che arrivava a casa si metteva in cucina, ho due sorelle più piccole che non mi sono mai potuto azzardare a trattare come fanno i maschietti così. Ho imparato presto a cucinare, a stirare, tuttora faccio queste cose. Non posso dire di essere femminista perché credo che un uomo non possa essere femminista perché soltanto le femmine possono essere, però il dovere dell'uomo è quello di ascoltare quanto richiesto, quanto suggerito dal femminismo e convincersi della bontà della richiesta. E questo è tutt'altro che è facile. Io parlo di Italia, ma il femminismo ha coinvolto un po' tutto il mondo e anche nel mondo arabo c'è ancora molto da fare, anche se si nota che molti giovani arabi o anche meno giovani si danno da fare sempre di più per rinunciare a certi aspetti tradizionali.
per prendere un paio di jeans, ma si ravvide all'ultimo momento. Indossò una gabbiera di pizzo nero, cui non aveva saputo resistere in un negozio per signora, e calze con la riga. Poi coprì tutto con un vestitino saggio. Verso i 40 anni alcune donne scoprono questo piacere individuale. Per la strada o in ufficio nessuno può scoprire che biancheria indossi, ma lo sai tu. E questo ti dà un senso di femminilità intenso a ogni movimento che fai. Il fruscio delle calze costose, la giarrettiera che tira lungo la coscia, la gabbiera che ti accarezza la schiena. Asia amava quella sensazione di femminilità euforizzante quando si conciava in quel modo. «È roba da puttana», aveva commentato un giorno una sua collega, quando in bagno si era dovuta spogliare per pulire una macchia di inchiostro finita sulla gonna. «Da puttana, dici? Forse. Io lo trovo molto elegante. I collan sono comodissimi, ma non c'è niente di più triste di un culo femminile insaccato lì dentro». Si mise al computer e trovò presto le indicazioni che le servivano. La signora Miriam Egnagi, vedova vedussa, abitava in un palazzo di via Livorno. Chiamò un tassì e vi si fece portare. Mentre nei giornali così della Corsica non si sente mai parlare. Ero curiosa di sapere un po' il suo interesse. Mi fai felice parlare della Corsica? Sì, allora la Corsica è stata introdotta con una volontà polidattica. Ovviamente era il paese di mia nonna materna. E quindi per me è stato il mio luogo di vacanza sin dall'infanzia, all'adolescenza e continua a esserlo. In Italia io ho fatto la scuola francese, come è stato ricordato, quindi studiavamo la Francia e ogni quattro c'era la Corsica. Fine verso negli anni 70, in quinta elementare avevo diritto a un corso di geografia italiana che studiamo sul manuale italiano. E qual era un fulmine il concetto nel vedere lo stivale, la Sicilia, la Sardegna e sopra un bel mare azzurro. Per cui gli italiani della mia generazione sono cresciuti senza neanche sapere dell'esistenza della Corsica. Questo era ancora lo smacco del dopoguerra, durante il quale Galeazzo Ciano rassicurava le popolazioni italiane, che non vi preoccupate, la Corsica ce la riprenderemo, sono nostri fratelli, parlano la nostra lingua. E poi così non è stato, quindi è stata eliminata. Con il passare degli anni comincia a apparire una Corsica bianca, con scritto Corsica, piccolino, di Francia, e oggi diciamo. Però ecco, molti italiani non hanno la minima conoscenza dell'isola, sono convinti che la specie di Sardegna, che cosa può essere in realtà molto diverso. Ormai diversi sono andati e hanno potuto constatare che è uno dei pochi paradisi naturali rimasti in Europa, proprio nel mezzo dell'Europa. Quindi se non sapete cosa fare quest'estate, mi raccomando, specialmente a Pasqua o a settembre.
Arrivati all'aeroporto di Bastia Porretta, grazie a un volo Lufthansa di sole 6 ore con scalo a Francoforte, d'inverno i traghetti da Livorno o La Spezia per Bastia sono interrotti, Jean-Pierre recuperò la sua Renault Kangoo e li fece salire da lì. Prese verso sud, in direzione di Bonifacio. Yerushalmi, che aveva sentito parlare con entusiasmo della Corsica, era un po' deluso. Spiaggioni, villette insulse, centri commerciali e fabbriche, paesaggio qualsiasi sulla destra. Arrivati a Casamuzza, Jean-Pierre girò verso ovest, in direzione di Corte Aiaccio. Ora ci lasciamo alle spalle il costone turistico e ci addentriamo nella Corsica profonda. Buona venuta in Corsica! Il paesaggio mutò di colpo. La sera si stava annunciando e le creste montagnose ricoperte di foreste, vigne, uliveti, piantagioni varie e paesini arroccati assumevano colori autunnali dal rosso all'azzurro scuro. Il monte San Petrone, al contempo maestoso e sereno, offriva dall'alto dei suoi 2100 metri il disegno grigio di un seno femminile con capezzolo carnoso. A un tratto poterono scorgere la cima del Monte Cinto, il più alto dell'isola, 2710 metri. David era ammutolito. Jean-Pierre guidava con sicurezza tra i continui tornanti e saliscendi e godeva in segreto dell'effetto prodotto dallo splendore della sua isola sullo straniero. Apri il finestrino e senti che odore. David eseguì. E fu assalito da un senso di ebbrezza per l'intenso profumo che lo pervase. Non sono mai stato in Israele, continuò Jean-Pierre, ma sono sicuro che sia un posto magnifico. Dimmi la verità però, la Corsica non è il paese più bello del mondo. L'osteria di Dominique era la classica bettola di campagna con i soffitti bassi, le travi di castagno a vista e le pareti decorate di trofei di caccia e antiche stoviglie di rame e ferro. Con grande delusione di Jean-Pierre, il piatto del giorno non era il tiano d'anemone, bensì il purcello selvatico a mollo, cinghiale marino. La carne, tagliata a spezzatino, viene tenuta a bagno nel vino rosso per 4 giorni, insieme a cipolle, sedano, carote e odori vari. Poi fatta cuocere poco lento per circa 4 ore. Jean-Pierre si ricordò che David era ebreo e gli chiese se fosse un problema. Mangio kasher soltanto quando sono in Israele, anche perché lì è difficile fare altrimenti. Adoro il cinghiale e dall'odorino che sento provenire dalla cucina, quello di Dominique deve essere senz'altro speciale. Jean-Pierre impose allora come antipasto un tagliere di salumi locali. Quando fu portata una forma di pane, tirò fuori dalla tasca un coltello pieghevole, la prese in mano, ne tagliò 2 fette larghe, una per sé e una per David. Da noi si fa così, spiegò, davanti allo sguardo un po' sorpreso di David. Il cinghiale fu servito accompagnato da lasagne fresche fatte in casa e alla fine Jean-Pierre obbligò il suo commensale ad assaggiare il formaggio locale. David guardò con apprensione il San Pietrino grigio scuro dall'odore spaventoso che una volta assaporato diede fuoco alle sue papille. Si disse che per digerire una cena come quella ci sarebbe voluta una settimana a base di zucchine lesse e lattuga scondita. Il vino prodotto da Jean-Pierre era più che discreto. In Corsica l'ospite va nutrito. Non fargli scoppiare la pancia sarebbe un grave disonore. Altre domande dal pubblico, qualcuno l'ha letto, che curioso. Allora io ho altre 2 cose, se non mi preoccupate. Allora, la prima è la Corsica, però insomma, ovviamente mi viene da farti un'altra domanda. L'arabo, il mondo arabo. Io mi ricordo nel 2010 quando hai scritto il corso di lingua araba contemporanea, hai scritto un'introduzione su cui si discusse molto, lo ricordi? Erano 6 anni fa e
probabilmente cioè, erano 6 anni fa, con tante cose che ancora dovevano capitare, accadere. Secondo te quali sono diciamo, le principali idee false da sfatare di questo mondo arabo? Cioè, non so che la domanda si potrebbe stare in tutta la sera, però di due cose in questo mondo cattolico occidentale razzista, secondo te quali sono le principali idee che effettivamente sbagliate a cui noi in qualche modo siamo abituati? Sì, effettivamente ci potrebbe bastare una settimana in più, però saremmo vicini alla rissa a continua. Molte cose da dire. In primo luogo non esito ad accusare l'Italia, che è un paese che al liceo non parla neanche un quarto d'ora della seconda guerra mondiale. I ragazzi non sanno cos'è la Shoah, non sanno cos'è il genocidio armeno, il genocidio rom, non sanno perché lo Stato di Israele è stato formato, non sono informati delle nefandezze israeliane e delle scelleratezze di ogni genere come dall'Occidente che sta in Siria e Palestina. Quindi questo genera una paura generalizzata che identifica l'Islam alle malefatte che vengono fatte oggi in nome dell'Islam. Allora, io sospetto la scelta deliberata della stupidità in chi si convince che le atrocità messe in atto dal cosiddetto Stato Islamico possono derivare dall'applicazione del Corano. Il Corano non dice assolutamente niente di tutto ciò. Bene, la stessa faccio una controdomanda, nei Vangeli sta scritto da qualche parte che gli eretici dovessero venire sul rogo? No, quindi si parla spesso di un Islam moderato, va bene, i musulmani moderati, non si dice più musulmano, si dice islamico, va bene? In realtà islamico è l'aggettivo riferito a una cosa, mentre musulmano ad una persona. Che cos'è un musulmano moderato? Io faccio la controdomanda, sapete, sono ebreo, quindi tutti gli ebrei rispondono sempre con un'altra domanda. E cos'è un cattolico moderato? È un cattolico che crede poco, che elargisce carità con parsimonia, che prega in silenzio. Io conosco soltanto cattolici normali, musulmani normali, da credenti ferventi a atei. Bene, io sono un miscredente, bene, vicino all'ateismo pure duro, che vabbè, con l'incedere dell'età si sottende in tempo a dire che non sarebbe male, ma rimango tale. E credo di essere un ebreo normale. Essere che un uomo fulmine. È più
facile aderire a quello che dicono gli altri, per cui i musulmani sono fanatici per natura. Non si può pensare che un popolo intero sia così condizionato culturalmente alla violenza, non è vero? Allora, è vero che solamente c'è una deriva pericolosa, pericolosissima, la storia contemporanea europea ci insegna che ogni tanto, per motivi che non capiamo, una parte del mondo impazzisce. Bene? Appunto, i tedeschi oggi guardano ancora alla loro storia contemporanea con orrore, chiedendosi come abbiamo potuto. L'Islam non so da quanto tempo te lo faccio la stessa domanda, perché anche chi non è colpevole oggi è responsabile. Bene, quello che dicono ancora i ragazzi ventenni tedeschi, ripensando alla Shoah, dicono: io non sono colpevole, io non c'ero, ma mi sento responsabile. Noi ci dobbiamo sentire responsabili di una serie di cose: colonizzazione, la Libia occupata e massacrata in alcuni casi, non se ne parla da nessuna parte. Bene, non si parla neanche della tratta dei neri. Bene, lo schiavismo, che è stato il crimine contro l'umanità più atroce, più orribile. Bene. Finché non pensiamo, prendiamo consapevolezza di queste cose, poi non parliamo mai dei morti innocenti civili uccisi tra Palestina e Siria. I giornali non ci dicono niente, non c'è nessun momento di silenzio, di raccoglimento. E questo gli arabi o musulmani lo vivono male, spinge alcuni di loro a dire, quando ci sono attentati in Occidente: bene, vi sta bene. Ora, moltissimi arabo musulmani che conoscono dicono che pensare in un modo del genere è assurdo. Non si può dire: io ho più morti di te, oppure il mio lutto è alla precedenza sul tuo. Bene. Vi assicuro che i moderati sono predominanti, ma purtroppo in questi casi non sono mai loro a imporsi. La situazione israeliana, che io conosco bene, eccetera, io dico sempre che bisogna andare in Israele per capire una serie di cose che altrimenti non si capiscono. Arrivare in Israele bisogna scremare in un primo luogo imbecilli da una parte e imbecilli dall'altra. In mezzo c'è tutta una serie di gente fantastica tra ebrei, musulmani e cristiani, però non comandano. Estremamente seri, tra l'altro, fino portano poi ovviamente anche a pensare a quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Insomma, qui te dico molto bene, ma insomma, che in questo momento è veramente territorio delicato. Probabilmente le origini di quello che sta succedendo ora sono proprio da ritrovarsi nell'aver cancellato i fatti che appunto te citavi. Niente, io direi, più o meno ci eravamo posti questo orario per finire. Volevo chiederti del prossimo romanzo, che so che già stai scrivendo, però lo lascio alla prossima puntata. Ringrazio tutti della serata. Se ci sono altre domande, 5 minuti ce l'abbiamo. Un altro giallo, ci vuoi dire una cosa? Sì, diciamo che i due protagonisti di questo libro si chiamano Sulaiman e Nura. Bene. Continuano in un prossimo romanzo che sarà ambientato in altri luoghi. Vi invito a comprare questo libro, così ci direte se vi piace, e a quel punto ci sarà anche il secondo, e spero. E io chiuderei ringraziando tutti voi della partecipazione e dell'attenzione. Speriamo che comunque siamo stati all'altezza di quella che era la regia. E io farei finire a Maria Paola, buonasera.
Comunque sia, proseguì la banda, sembrerebbe che a un certo punto il nostro amico si sia innamorato di un manoscritto piuttosto antico. Ha chiesto, insistendo più volte, di poterlo fotocopiare. Il permesso è stato negato perché per regolamento i testi risalenti a prima del 1860 non possono essere esposti alla luce della macchina. La cosa rischierebbe di danneggiarli. Pare che ne abbia fatto chissà quante copie a mano e che sembrasse essere stato preso da una strana trepidazione da quando lo aveva scoperto. E poi il mio amico non sa più nulla. Comunque, il tizio andava e veniva a Tunisi, ma ogni volta voleva controllare che il manoscritto in questione stesse sempre lì, come se avesse paura che potesse scomparire. Di che cosa parla il testo? Ecco un altro mistero. Non si sa. È scritto in ebraico, ma con una calligrafia antica che non si legge bene. Quanto c'entrava tutto ciò con l'omicidio? Che cosa poteva aver scoperto di così misterioso o magari pericoloso se era legato a come era andata a finire? Pensò tra sé Suleiman. Un manoscritto di matrice giudaica. Cosa diavolo poteva esserci scritto? A Roberta Pellucini che ci ospita sempre generosissima e a tutti i suoi colleghi. A presto.